per il Formez, vi tengo compagnia per i primi minuti di questo webinar. Vedo che più partecipanti stanno scrivendo. Buongiorno Alessandro, Mario, Benedetto, Gaetano, Simone. Tutti ci scrivete un chiaro buongiorno, quindi questo ci lascia presumere che non ci siano problemi di audio o di video. Mi vedete e mi ascoltate senza problemi. Vi dicevo, io sono qui semplicemente a, come dire, lasciar trascorrere un po' di tempo. C'è stata una forte partecipazione al webinar di oggi, una cosa che ci fa particolarmente piacere, e quindi pensavamo di lasciar trascorrere i primi minuti chiacchierando un po' prima di entrare sugli interventi veri e propri. Quindi rinnovo il buongiorno a tutti voi. In questo momento siete 150, quindi vi ringrazio, insomma, inizio a ringraziare voi per l'assoluta puntualità e prendiamo un po' di tempo per far arrivare gli altri. Vi dicevo, io vi racconto un pochino di che cosa parliamo oggi. Prendete davvero come una brevissima introduzione rispetto al tema dell'open data e dell'accountability declinato sul lavoro che negli ultimi anni sta portando avanti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Credo che molti di voi, guardando dalle mail, che avete registrato su EventPA, la piattaforma che vi ha permesso di accedere al webinar di oggi, siano dipendenti il Meet, quindi abbiano un minimo di confidenza con le cose di cui parliamo oggi e quantomeno abbiano un interesse, come dire, professionale ad approfondire quello che sta avvenendo. Io volevo innanzitutto dirvi che l'argomento di oggi è quello classico, insomma, se qualcuno di voi ci segue attraverso gli altri seminari online che ormai da anni portiamo avanti su questo tema, è l'argomento cardine, è la condivisione della conoscenza, in particolare il modo di condividere la conoscenza più funzionale possibile al riuso, alla possibilità che soggetti esterni alla pubblica amministrazione riusino le informazioni pubbliche per trarne nuovo valore, nuovo vantaggio. In particolare oggi tra le mille tipologie di contenuti redatti dalla pubblica amministrazione e resi disponibili, ci occupiamo di dati aperti, cioè di informazioni alfanumeriche, condivise attraverso degli standard precisi, attraverso delle licenze puntuali. Ve lo accenno semplicemente per dirvi che il tema cardine è quello dell'open data, cioè come la pubblica amministrazione può condividere i dati che accumula, che produce, che gestisce con soggetti esterni alla pubblica amministrazione in maniera tale da alimentare servizi, in maniera tale da migliorare la trasparenza e l'accesso alle informazioni, in maniera da rafforzare l'accountability. L'accountability è un po' un tema chiave rispetto alla chiacchierata che ci facciamo insieme questa mattina. In particolare perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ce la racconterà tra un attimo Mario Nobile, ha come dire, declinato molto il tema della condivisione delle informazioni associandolo al tema dell'accountability. Grazie a una serie di strumenti, adesso Mario ce ne parlerà meglio, il MIT ha reso disponibile delle informazioni che prima erano estremamente complesse da desumere, estremamente complesse da navigare, attraverso delle piattaforme che fanno proprio questo, cioè che rendono possibile l'accesso anche a chi non ha una specifica, anche che sostanzialmente consentono di superare quella tipica asimmetria informativa che esiste tra pubblica amministrazione che magari si occupa di un tema molto specifico come quello dei trasporti e delle infrastrutture e cittadini che vogliono semplicemente capire un po' meglio di che cosa si tratta. L'altra cosa che ci piace sottolineare parlando dei dati aperti e in particolare parlando dei dati aperti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è che di fatto i dati in questo momento sono un'infrastruttura a loro volta, rappresentano un'infrastruttura della conoscenza in un'economia della conoscenza, in un'economia legata ad internet e in qualche modo è come se questi dati, queste informazioni si sovrapponessero, come consideratelo come una sorta di secondo layer rispetto alle infrastrutture fisiche e al modo in cui producono dati. Banalmente, pensate al modo in cui prenotate un treno piuttosto al modo in cui vi spostate in una città che non conoscete. Usate un'infrastruttura fisica, ma per riuscire a utilizzarla al meglio, acquisite informazioni attraverso appunto delle applicazioni, attraverso dei siti web, attraverso delle strutture, delle piattaforme che riprendono quei dati prodotti da quell'infrastruttura fisica e la rendono accessibile, la rendono immediatamente usabile e fruibile a tutti.
diritti. È un po' questo il tema di oggi, è un po' questa la cosa che ci interessava ragionare insieme a voi. Per farlo, abbiamo pensato appunto di portare avanti questo webinar che nasce in un progetto più ampio che vede una collaborazione tra Formez e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ormai va avanti da qualche anno ed è appunto incentrata sul tema dell'open data in funzione dell'accountability, in funzione dell'accesso alle informazioni. E ne parliamo innanzitutto con Mario Nobile, come vi accennavo prima, che è nell'intervento subito successivo al mio. Appena dopo, Adriana Brasiello ci racconta i dati aperti della motorizzazione, che è, come dire, una sorta di affondo, di focus rispetto alla prima introduzione che ci fa Mario su questo tema del MIT, e dati che, non so se vi è capitato di incrociarlo, hanno prodotto delle cose molto interessanti, in particolare riusi in funzione di data journalism e più in generale riusi che consentono a soggetti esterni di comprendere un po' meglio come funziona questa specifica attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Io mi prendo qualche altro minuto per contestualizzare un attimo meglio questo webinar e per dirvi che in realtà questa attività che il Formez in questo momento sta facendo in collaborazione col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è l'unica dedicata, come dire, alla divulgazione del tema dell'open data e dell'accountability del Ministero. In realtà, parallelamente, in questo momento c'è un corso online dedicato, riservato ai dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che avviene su una piattaforma Moodle, e credo, ripeto, anche qui, dando una scorsa alle mail, mi sembra che molte delle persone che stanno partecipando al corso in questo momento sono presenti anche in aula. Però per avere un'idea un po' più precisa, avevamo pensato di proporvi questo brevissimo sondaggio in cui vi chiediamo di, come dire, di conclamare, di esplicitare questa cosa. Quanti di voi, quante delle persone che in questo momento sono in aula, quante delle persone che ci ascoltano, in realtà seguono anche il corso Meet? Ripeto, dando un'occhiata alle mail, mi sembra che la stragrande maggioranza provenga dal corso. Peraltro, il corso, ne approfitto per dirvi che sta andando molto molto bene. Anzi, faccio un brevissimo inciso per chi sta seguendo il corso Open Data, quindi un piacere di conoscervi, nel senso che finora non ci eravamo mai visti, non ci eravamo mai sentiti, ci siamo scambiati i messaggi sul forum, però per la prima volta ci parliamo. Dando un'occhiata agli esiti del sondaggio, mi sembra che più del 70% delle persone che stanno partecipando a questo webinar provengano in qualche maniera, stanno anche portando avanti il corso, e ripeto, è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Da un lato capire che, come dire, è un argomento che vi interessa così tanto da dedicare questa oretta ad ascoltare le cose che abbiamo da dirvi. Dall'altro ci fa particolarmente piacere anche l'idea di allargare rispetto a magari questo webinar sarebbe anche potuto essere riservato alle persone che stanno seguendo il corso, però abbiamo deciso di allargarlo per consentire anche ad altri di ascoltare le cose che vi raccontiamo oggi. A me sembra di capire che sì, più quasi il 75% delle persone che sono oggi, che ci ascoltano oggi in aula, provo a leggere i messaggi. Un saluto, ecco, qualcuno, c'è cioè Patrizia Schifano che per il Formez segue direttamente questo progetto, che a sua volta vi dà il buongiorno, io, come dire, ve lo ripropongo a voce e a video. Possiamo chiudere il sondaggio, credo, questa cosa, ok. Cos'altro volevo raccontarvi? Giusto prima di lasciare la parola a Mario, giusto un paio di cose tecniche su come funziona questo webinar. Già state utilizzando la chat e va benissimo, vi pregherei di continuare a farlo, ma soprattutto qualunque domanda vi dovesse venire in mente da porre ai nostri relatori di oggi, non esitate a porla via chat. Chiaramente per noi è impossibile, come dire, dare la parola e il video a tutti i partecipanti, però la chat in questo senso ci è molto comoda. Quindi qualunque cosa vi dovesse venire in mente, non esitate a scriverla in chat, ci preoccupiamo noi di proporle ai nostri relatori a conclusione dei rispettivi interventi, quindi ci riprendiamo qualche minuto. Come da tradizione, questo webinar viene registrato e sarà reso disponibile su EventiPA esattamente dalla stessa pagina a cui vi siete iscritti, quindi quella specie di banner, anzi di grafichetta, come dice Gianluca Affinito, che in questo momento occupa la parte più alta dello schermo, verrà sostituita da un video embeddato su YouTube con la registrazione integrale di questo webinar. Lo dico infine sempre per i partecipanti anche al corso Open Data per l'accountability, gli stessi materiali saranno anche resi disponibili in piattaforma, come dire, per i più pigri di voi che non vogliono tornare su EventiPA a vedere questa
questa registrazione la ritroverete anche in piattaforma e farà parte dei materiali di approfondimento del corso. Io credo di avervi più o meno raccontato tutto, ho preso i miei 10 minuti iniziali, quindi non vorrei sottrarre altro tempo ai veri e propri interventi di questo webinar, quindi chiederei a Mario di aprire la sua webcam. Vi dico che in questo momento siamo più di quasi 300 partecipanti, quindi torno a ringraziare ancora una volta tutti voi per la partecipazione. Lancio le slide di Mario in questo momento. Eccole qui. Mario, ti lascio la parola. Buongiorno a tutti, mi sentite? Ok, non sento il ritorno di audio, ok? È a posto? Allora, buongiorno a tutti, ci siamo. Buongiorno a tutti, io vedo, ho 31 slide, ma insomma andrò molto velocemente anche perché le slide servono a illustrare una serie di punti, ma poi c'è la collega Adriana Brasiello che entrerà più nello specifico dei dati aperti della motorizzazione. Io inizio con un ringraziamento al Formez e a tutte le persone della Direzione Generale dei Sistemi Informativi che si sono appassionate al tema dei dati aperti e dell'accountability. Quindi è un ringraziamento sincero perché questi risultati che abbiamo raggiunto sono sicuramente basati sulla passione e sul lavoro di tante persone, che non cito perché sono veramente tante, ma che si sono rese conto della importanza di aprire i dati di un ministero. In questa slide vedete i diversi oggetti di intervento di un ministero come il nostro, quindi ci occupiamo di ferrovie, strade, porti, autobus, moto, automobili, piste ciclabili, stazioni, metro. Ce ne sono anche altri di argomenti perché penso al Consiglio Superiore, alle norme tecniche per le costruzioni. Quindi abbiamo davvero un ampio perimetro di competenze. Mario, Ognuno di perdonami, questi elementi di intervengo competenze. solo un istante perché più di qualche utente manifesta un cattivo audio, quindi ti chiederei di avvicinarti lievemente di più, okay, al microfono. Contestualmente chiederei ai nostri partecipanti di alzare un pochetto il volume delle vostre casse, nel senso la mia voce la sentite alta perché ho un microfono molto vicino alla bocca, però che si abbassi un pochino tra i due interventi è abbastanza normale. Se potete alzare a vostra volta il microfono, magari riuscite a ritrovare la stessa volume di voce che ascoltate in questo momento. Perdonami Mario, ti lascio la parola. Intanto sto aumentando il volume del microfono in modo da. Allora, ok. È tutto a posto. Mi sentite meglio, Gianfranco, adesso? Dicevo, questa slide esemplificativa non raggruppa ovviamente tutte le competenze del ministero, perché citavo prima, Consiglio Superiore, le capitanerie di porto che sono funzionalmente, diciamo, inserite all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma ovviamente fanno anche attività per altri ministeri. Per diciamo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti svolgono un'attività fondamentale che è quella di controlli amministrativi, di search and rescue, di difesa delle coste. Quindi abbiamo veramente tantissimi canali di attività, di competenze, di informazioni. Il punto è che queste informazioni, oltre a servire alle normali attività amministrative, di scelta, di policy, normative del ministero, possono avere un valore per la cittadinanza, per la società intese come aggregazione di soggetti economici, quindi imprese, imprenditori, cittadini che si vogliono occupare di verificare e controllare quelle che sono le diverse attività della pubblica amministrazione. La risposta ovviamente è sì, ma quello che vi voglio raccontare in questa breve esposizione è che spesso ci sono obiettivi raggiunti che neanche noi immaginavamo in partenza. E adesso andando avanti
vi farò degli esempi specifici. All'interno delle competenze del Ministero, come dicevamo, abbiamo diversi dati. Qual è stata la prima operazione che abbiamo strutturato all'interno della Direzione Generale Sistemi Informativi? Creare un portale che non solo raccogliesse i dataset chiave, cioè le raccolte dati chiave del Ministero, ma le offrisse in maniera semplice, riutilizzabile e facilmente comprensibile sia al cittadino che vuole scaricare un dataset e analizzarlo per effettuare una serie di analisi da cittadino, ma anche a soggetti che poi possono utilizzare questi dati, ad esempio per app, per applicativi, per servizi, visto che all'interno del portale che abbiamo strutturato insieme a Formez ci sono le cosiddette API, cioè le interfacce di programmazione. Per cui, facendo un esempio concreto, se prendessimo il dataset relativo alle infrastrutture strategiche, alle grandi opere, alle opere strategiche, ci possono essere soggetti che automaticamente si interfacciano con quel portale e ovviamente su dati aggiornati possono costruire delle applicazioni e dei servizi anche di valore economico. Ancora questa slide ci fa vedere una serie di informazioni, ma vado velocemente anche perché con eventuali domande possiamo fare degli approfondimenti. Qui c'è un'ulteriore mappa che fa vedere come non solo abbiamo studiato e implementato dataset relativi a informazioni statiche, quindi ad esempio sto guardando strade, c'è il catasto strade ANAS, è un'informazione abbastanza statica perché è vero che le strade evolvono e che ci sono interventi su nuove opere o manutenzioni straordinarie importanti, ma è anche vero che la frequenza di aggiornamento non è certamente quella del giorno o dell'ora. Su eventi in real time che vedete nel lato sinistro della slide, invece la frequenza di aggiornamento è un dato fondamentale, perché ovviamente non avere un'informazione immediata, ma qualche decina di minuti dopo, qualche ora dopo, significa non cogliere l'obiettivo di gestire, ad esempio, una catena del viaggio, un percorso di viaggio. Andando avanti, questa è l'inquadramento normativo di quella che è il DAF del team digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri guidato da Diego Piacentini. Noi abbiamo rapporti frequenti con Raffaele Lillo, che è il suo collaboratore responsabile del DAF, il Data Analytics Framework. Quindi a livello di pubbliche amministrazioni, soprattutto centrali, ma ci sono anche diversi comuni, si sta cercando di creare un unico portale che vada a ingerire, quindi a raccogliere i dati dei diversi soggetti, quindi ad esempio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero Economia e Finanze, l'Istat e altri soggetti, per creare una unica interfaccia a quelli che sono i dati prodotti dalla pubblica amministrazione. Ovviamente, come dicevo anche prima, il portale e in questo caso a livello più generale il DAF sono dei contenitori. Certamente il contenitore può essere utilizzato, come vedete in basso, vedete che c'è quella rotellina con le API, quindi le interfacce di programmazione. Questi dati possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione per interoperabilità e cooperazione applicativa, dai cittadini per semplificazione, ma aggiungo anche trasparenza, e dalle imprese per delle data applications, per dei servizi e delle applicazioni che abbiano anche un valore economico. Questa tipologia di azione è stata anche inserita all'interno della Open Government Partnership, che è un'alleanza internazionale tra stati, laddove l'Italia presenta anche un proprio piano di attività. Noi abbiamo presentato nell'OGP ultimo 2016-2018 due azioni, Opere Pubbliche 2.0 e Open Trasporti. Entrambe le azioni
fanno uso del portale che vi dicevo prima, dati.meet.gov.it, perché la precondizione è costruire un luogo dove poter inserire e raccogliere le informazioni, i dati. La seconda azione è, in questo caso per il pubblico, far vedere come il valore di quei dati sia estremamente interessante per costruire delle specifiche applicazioni. L'azione Opere Pubbliche 2.0 vuole non fornire soltanto le informazioni relative all'avanzamento delle opere pubbliche, ma anche inserire due concetti che noi abbiamo chiamato occhio dal cielo e occhio dalla strada, quindi favorire l'uso delle immagini satellitari e delle altre informazioni che noi comunque implementiamo attraverso la partecipazione a programmi europei come Galileo, per far vedere che quell'opera pubblica avanza dando un certo impatto sul paesaggio. Se voi visitate Open Cantieri e quindi la nuova funzione che abbiamo chiamato Esplora i Cantieri, vedrete che sia sulla Torino-Lione che sulla A2, Autostrada del Mediterraneo, la ex Salerno-Reggio Calabria, abbiamo inserito delle immagini satellitari che fanno vedere come il paesaggio e l'inserimento ambientale avvengono man mano che queste opere avanzano. Questo perché, e ritornerò su questo concetto, gli open data, il fatto di fornire dati aperti, significa anche limitare o ridurre delle azioni che a volte in malafede, a volte in buona fede, sono sbagliate. Quindi, perché parlare di un impatto paesaggistico, di un impatto ambientale, se poi le informazioni certificate e disponibili fanno vedere che è esattamente il contrario? Però qui, diciamo, non voglio dilungarmi troppo perché entriamo su un tema più filosofico che concreto, perché dall'inizio dei tempi l'informazione è potere. Chi detiene il dato generalmente è in una posizione predominante e quindi può far circolare una parte di quelle informazioni non rendendo completo l'esame della situazione reale. Quindi è importante, soprattutto per noi che siamo pubblica amministrazione, riuscire a superare il passaggio culturale di avere timori nel fornire un dato, nel fornire un'informazione, perché è nostro dovere farlo e questo aiuta anche l'azione della pubblica amministrazione. Quindi perché non fornire le immagini satellitari con un trigger temporale, quindi con un selettore che ci fa vedere nel 2015, 16, 17, 18 come è cambiata un paesaggio o un ambiente vicino a un'infrastruttura? Non c'è nulla da temere perché spesso questa azione fa, come dire, limitare le contestazioni anche di tipo ambientale perché sono dei dati oggettivi, non si possono interpretare in maniera soggettiva. Per cui o c'è un impatto definito di quel viadotto, di quell'autostrada, di quel tunnel ferroviario, oppure non c'è. Possiamo discutere, di altre, questioni, ma sicuramente l'azione Opere Pubbliche 2.0 va nella direzione di fornire come occhio dal cielo le informazioni satellitari. Come occhio dalla strada stiamo implementando il dibattito pubblico, perché, siamo, come sapete, alla chiusura del decreto sul dibattito pubblico che stabilisce le forme di dibattito pubblico per certe tipologie di opere, obbligatorio sicuramente per le opere più importanti, l'insieme di fornitura dei dati, esame anche delle immagini satellitari e di tutti quelli che sono le informazioni più complete possibile riguardanti l'opera e la possibilità che le persone, i cittadini, le associazioni, i diversi portatori di interesse possano partecipare con un dibattito pubblico, riesce a superare l'effetto NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino, l'inceneritore non lo voglio vicino a casa mia, l'opera infrastrutturale non la voglio vicino a casa mia, perché rendendosi conto degli effettivi vantaggi e delle concrete alterazioni del territorio, ci auguriamo che si passi all'effetto PIMBY, please in my backyard, fatemi
fammi l'opera nel giardino, perché mi sono reso conto della sua utilità, mi sono reso conto che gli impatti sono chiariti e io riesco a rendermi conto di come quest'opera impatta sulla mia vita, sul mio contesto, sul mio paesaggio, sul mio tessuto economico, e quindi ti invito a farla. La seconda azione che vedete in questa slide è Open Trasporti. Open Trasporti che sta andando avanti recentemente, la scorsa settimana abbiamo avuto anche un incontro con diversi portatori di interesse relativi al mondo aeroportuale. Open Trasporti vuole migliorare l'esperienza di viaggio dell'utente. Se io devo partire in questo momento, raggiungere Fiumicino, che è l'aeroporto più vicino, prendere un volo e atterrare a Parigi, oggi abbiamo una serie di informazioni frammentate, perché ogni aeroporto, ogni compagnia aerea fornisce la sua app, cerca di dare informazioni relative al suo pezzettino di viaggio. Open Trasporti vuole abbracciare in maniera olistica, in maniera complessiva, tutta l'esperienza del viaggio. Quindi torniamo al contenitore dei dati aperti, in questo caso non statici ma fortemente dinamici, perché sono informazioni che si aggiornano a frequenza di secondi e neanche di minuti, perché io devo, per migliorare la mia esperienza di viaggio, sapere che problematiche ci sono per raggiungere Fiumicino, se ho scelto il treno Leonardo Express o se ho scelto un taxi o un MCC o altre forme di trasporto. Capire cosa sta succedendo a Fiumicino in termini di operazioni, di operations, e quindi se tutti i voli sono regolari, capire se ci sono ritardi, code ai controlli di sicurezza, e quindi magari verificare se è possibile attivare un fast track, quindi una possibilità veloce che può essere a pagamento, imbarcarmi sull'aereo, avere l'informazione che il bagaglio che ho lasciato al check-in sia stato imbarcato nella stiva e arrivare a destinazione sapendo, conoscendo la situazione dei trasporti dall'aeroporto di Parigi verso il centro città. Oggi queste informazioni, ripeto, sono parzialmente offerte da ognuno degli attori di questa filiera più complessa di trasporto, o addirittura sono forniti da grandi soggetti, grandi colossi che fanno uso delle informazioni che noi cediamo attraverso questo oggetto per stimare o simulare, ad esempio, le code ai controlli di sicurezza. Ebbene, anche l'Unione Europea, con gli ultimi regolamenti relativi ai NAP, ai National Access Point, quindi ai punti, ai contenitori nazionali, sta cominciando, su spinta degli Stati membri, a strutturare questo genere di servizi. Quindi siamo partiti dal dato statico, dalla semplice informazione che magari ognuno di noi ha nel foglio Excel sul proprio PC d'ufficio o su un foglio di carta stampato sulla scrivania dell'ufficio, e siamo arrivati a integrare queste informazioni con i dati in tempo reale per offrire che cosa? Non solo una maggiore efficienza del trasporto e una maggiore esperienza, una migliore esperienza dell'utente per il viaggiatore, per il cittadino, ma anche per migliorare l'efficienza di questi trasporti. Perché spesso fornire informazioni in tempo reale e riuscire a governare la domanda di trasporto riesce anche a ottimizzare il lavoro che le singole società che gestiscono i diversi pezzi del trasporto devono fare. Detto in parole più semplici, fornire queste informazioni non significa favorire un modo di trasporto piuttosto che un altro, significa fare in modo che le persone che hanno scelto per questione di costi o per questione di tempo un certo modo di trasporto possano sfruttare le alternative nel momento in cui ci sono difficoltà o carenze sul livello di servizio. Questo è un obiettivo primario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dalle risposte che stiamo ricevendo dai diversi soggetti, dai diversi attori, c'è finalmente la consapevolezza che non basta più offrire la propria app e la propria customer care, quindi la propria gestione dei passeggeri, degli utenti, perché l'utente non fa
pezzi separati di trasporto. L'utente viaggia da via Nomentana 2, in questo caso a Parigi. Il fatto di attraversare i diversi modi di trasporto è per lui trasparente. Non è che si innamora di un singolo pezzo del trasporto, si scarica la app di quel vettore e verifica le informazioni che gli vengono date. Vuole avere maggiore flessibilità. Andando avanti, perché vedo il timer che sta andando velocemente, come dicevo prima, quindi Open Data, il catalogo dei dati aperti 01 è stata la prima azione. Con Open Cantieri e Open Trasporti che vi ho descritto prima, stiamo sviluppando la costruzione a partire dalle fondazioni che sono esattamente il catalogo dei dati aperti. Il catalogo lo vedete, è basato su un portale open source che si chiama SICAN. Ha non solo la possibilità di ottenere questi dataset in diversi formati, ma anche, come dicevo prima, la possibilità di agganciarsi con delle API, con delle interfacce di programmazione. Questo è un esempio, ad esempio il dataset degli scioperi, dove vedete che esattamente come in Excel o in un foglio di calcolo qualunque, riusciamo a vedere, filtrare, graficare i diversi record. Qui ci sono ancora i metadati, quindi tutti i campi del foglio che vedevamo prima. Sui dati della motorizzazione, vado veloce perché c'è Adriana Brasiello qui che ha la stessa slide che mi sta dicendo, quindi potrà parlarne sicuramente lei. Io voglio soltanto evidenziare come questi dati abbiano avuto un fortissimo impatto sui media, perché sia il Sole 24 Ore, come vedete in questa slide, che altri operatori dei quali ci parlerà meglio Adriana, hanno cominciato ad analizzarli e a fornire informazioni ai cittadini su, ad esempio, dove ci sono le maggiori percentuali di veicoli non in regola con la revisione. Recentemente ho letto anche articoli su bus turistici. Quindi è un classico esempio di come la trasparenza di questo dato porti poi i media e quindi gli organi di comunicazione a discutere, a dibattere sul fatto come mai, io ricordo c'era un comune, tra l'altro molto piccolo, che aveva la percentuale più alta di mezzi in ritardo, non in regola con la revisione. E poi, con l'agitazione che si è creata, si è capito che era probabilmente derivante da un grande rivenditore di auto che aveva questi veicoli fermi di varia privata che non erano ancora stati venduti. Quindi si generano anche dei dibattiti e delle discussioni utili per capire cosa sta succedendo sul proprio territorio. Open Cantieri, ve l'ho descritto prima, siamo partiti dalle grandi opere strategiche, ci siamo allargati a più di 1500 interventi di ANAS, ferrovie, porti, aeroporti, quindi tutte le opere piccole e grandi che sono distribuite sul territorio. Qui vedete un'altra schermata dove ci sono dei donuts, quindi delle torte che fanno vedere i dati principali di un'opera. Sulla destra vedete l'indicazione dei CIG e dei CUP di una specifica opera, in questo caso un'opera stradale sviluppata da ANAS sull'Aurelia. Questo lo abbiamo già detto, quindi andiamo velocemente. Il cruscotto degli indicatori, questo diciamo è una preelaborazione, perché è normale che chi accede al dataset di informazioni può costruirsi gli indicatori che vuole. Noi siamo partiti con questi sei indicatori, quindi KPI, Key Performance Index, quindi indici di avanzamento temporale, di avanzamento lavori, di tempo delle varianti, di tempo globale, ma poi ognuno può costruirsi le sue specifiche forme di indicatori. Abbiamo aggiunto anche, vedete, un diagramma dei tempi per far capire quanto durano queste opere, quando ci dobbiamo aspettare l'apertura di un'opera. E questo grafico fa vedere come su ogni opera noi cerchiamo di far vedere tutti i diversi passaggi, a partire dalla determinazione del CUP, che è il codice unico di progetto che va preso all'inizio dell'attività, fino all'apertura e all'esercizio di quell'opera. Questo è un intervento relativo ai contratti di programma. Vedete che
abbiamo linkato anche a Open Coop e a Open Coesione perché utilizzando il Coop e le altre informazioni cerchiamo di cooperare anche con i soggetti che fanno alcune parti del lavoro relativo alle grandi opere. Ovviamente c'è il dataset dei contratti di programma. Su questo vi racconto anche un aneddoto che spesso cito ai convegni. Subito dopo l'uscita di Open Cantieri, un'importante associazione di categoria mi ha chiesto un incontro e ha chiesto una frequenza maggiore di aggiornamento dei dati relativi ai cantieri. Io ho chiesto il perché, ho detto sì, possiamo procedere, ma fatemi capire qual è la motivazione. Mi hanno spiegato che i loro associati erano gli ultimi a essere pagati all'interno della filiera del lavoro pubblico, per cui era molto importante sapere che ANAS, ad esempio, aveva pagato il certificato di pagamento, il SAL, di un'opera, perché loro avrebbero avvisato i loro associati che potevano chiedere alla mandataria, quindi alla capofila dell'Associazione Temporanea di Imprese, di pagare quanto dovuto. Quindi in questo caso si è generato un vero e proprio servizio economico di un'associazione di categoria che per i propri associati dà un alert, un avviso dicendo: guardate, ANAS ha pagato la capofila, puoi andare a richiedere quanto ti è dovuto. Questa, come dicevo prima, è Esplora i cantieri, andatelo a vedere al momento implementato per Torino-Lione e A2 Autostrada del Mediterraneo. Vedete, qui c'è esattamente quello di cui parlavo. Con questa tendina io posso vedere la modifica di impatto paesaggistico a partire da due informazioni di immagini satellitari del 2011 e del 2014. E quindi rendermi conto di come quell'opera ha modificato il paesaggio. Stessa cosa per Salerno-Reggio Calabria, oggi A2 Autostrada del Mediterraneo. Qui abbiamo la riforma porti, dove c'è stato un grande lavoro anche dei colleghi delle capitanerie di porto. Qui vedete informazioni che servono non soltanto alla trasparenza, ma anche agli investimenti, alla possibilità di creare un unico portale, un unico contenitore dove i soggetti che nel campo marittimo sono tanti sono in grado di capire dove investire. Invece di farli andare sui 15, 20, 25 portali diversi delle autorità di sistema portuale, delle regioni, degli altri soggetti che si occupano di trasporto marittimo, l'investitore di altri paesi può vedere qui in maniera immediata le caratteristiche di ogni porto, la lunghezza degli accosti, delle banchine, la disponibilità di piazzali per i contenitori, la appartenenza di quel porto alle autostrade del mare, quindi alle vie che vengono anche incentivate per promuovere il trasporto marittimo. I dati sulle ciclovie, un'importante iniziativa del Ministero è stata di finanziare alcune ciclovie turistiche nazionali. Questi dati sono anch'essi all'interno del portale dati.mit.gov.it. Sono in fase di realizzazione, anche lì nasceranno dei servizi, perché la pista ciclabile dal punto A al punto B, da Torino a Venezia, diciamo, ha un senso molto relativo, perché in pochi di noi riescono a fare un viaggio del genere, ma dividere quel percorso in tratti, fornire dei servizi su quel percorso. C'è stata anche l'idea di fornire servizi su queste ciclovie, magari con elementi simili, nazionali, dove uno può riparare, fare piccole riparazioni alla bicicletta, farsi una doccia, avere dei piccoli servizi, consentiranno una forma di turismo molto matura nel nord Europa, ancora poco matura da noi, di persone che attraversano dei tratti di ciclovie sapendo che ci sono dei servizi ogni 50 km, ogni 100 km, ci sono delle possibilità di ristorarsi e di fermarsi, ci sono delle possibilità di usufruire non solo dei paesaggi, ma anche dei tanti beni culturali che abbiamo nel nostro paese. Tutto questo, se non c'è un portale di dati aperti, rimane alla buona volontà del soggetto che gestisce quella ciclovia. Questo da un lato, come dire, crea differenze anche di informazioni,
dall'altro non consente di presentarci in maniera unita, nazionale, ai soggetti che vogliono sfruttare, ad esempio, le ciclovie per una forma di turismo integrato. C'è anche il dato sugli alloggi edilizia residenziale pubblica. Lì ci siamo domandati addirittura se inserire gli indirizzi degli alloggi. Ricordi, Sergio, che c'è stata una lunga discussione. Il dato di accountability, di rendere conto, impone di inserire anche gli indirizzi di quegli alloggi, perché l'edilizia residenziale pubblica non può essere un meccanismo nascosto, oscuro. Tutti i cittadini, soprattutto gli aventi diritto poi a quelle case popolari, come si chiamavano un tempo, hanno il diritto di sapere dove sono, perché non sono assegnabili, cosa manca per renderli assegnabili, magari una caldaia o un piccolo intervento in un bagno, e quindi poi, avendo queste informazioni, farsi parte diligente per capire come il comune sta scorrendo la graduatoria, chi sono gli idonei, perché stiamo parlando di temi, la casa, i trasporti, sono tra i temi primari della vita di tutti noi. Stiamo per rilasciare un altro dataset, grazie alla collaborazione con la direzione dei porti, molto impattante, perché sentite spesso parlare di Bolkestein, di concessioni, di vari articoli anche sulla stampa che soprattutto prima della stagione estiva sono relativi alle concessioni demaniali marittime. Partiamo anche su questo settore. È giusto che tutti sappiano quali sono le concessioni demaniali rilasciate, che durata abbiano, che confini abbiano, perché troppo spesso addirittura alcune regioni hanno dovuto fare leggi regionali per consentire l'accesso libero alle spiagge. E questo, come dire, è segno di una scarsa informazione che soprattutto noi come pubblica amministrazione non forniamo ai cittadini. Su Open Trasporti vi ho già descritto prima, su Smart Road servirebbero probabilmente mezz'ora o un'ora solo per questo argomento, perché è uno dei temi che stiamo affrontando. Ieri sera è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Smart Road, abilitiamo la sperimentazione di guida autonoma anche in Italia. Le autostrade, le strade di interesse nazionale si stanno infrastrutturando e tra breve saranno un enorme contenitore di dati, dati in tempo reale. E questo fa muovere nuove sfide anche alla pubblica amministrazione, perché dobbiamo essere in grado di gestirli, di elaborarli, di conoscerli e di soprattutto riuscire a dare significato e sostanza alle informazioni che poi riguardano tutti i cittadini. Siamo noi a essere i puntini di questa slide transitando su queste autostrade. Dobbiamo cominciare a cambiare il paradigma e a renderci conto che invece di affidare questi dati ai grossi colossi internazionali, magari neanche rendendoci conto di quello che stiamo fornendo, di tutte le informazioni che stiamo fornendo, e di utilizzare con un consenso informato, ricevere questi dati per questioni comuni, per il bene comune. Questa è la sfida che dobbiamo affrontare. Io vi ringrazio dell'attenzione, sono andato abbastanza velocemente perché vorrei anche un po' di interlocuzione con tutti i partecipanti al corso. Vedo che siamo 354, quindi un bel numero. Chiudo con questa esortazione. Cerchiamo veramente di avere passione sul fatto che il nostro lavoro, che può essere anche ripetitivo, può essere anche non appassionante per certe attività che dobbiamo svolgere tutti ogni giorno, ha il vantaggio di farci essere sopra una miniera di metalli preziosi. Ognuno di quegli elementi che avete visto prima e che voi contribuite a creare con l'attività che fate ogni giorno, è un filone di oro, di diamanti, di metalli preziosi. Nel momento in cui riusciamo a fornire queste informazioni a tutti, noi avremo ancora maggiore consapevolezza dell'importanza del nostro ruolo.
Gli altri a volte andranno su obiettivi che neanche ci siamo prefissati, perché il data journalism che vedevamo prima o l'associazione di categoria non lo immaginavamo, ma la soddisfazione che abbiamo avuto nel renderci conto che le nostre informazioni, il frutto del nostro duro lavoro di ogni giorno, siano utili a moltissimi, e vi assicuro una grandissima soddisfazione. Mario, io ti Grazie. giro i ringraziamenti e i complimenti per l'esposizione che stanno arrivando in questo momento via chat. Siamo con i tempi giusti, anche perché comunque chiudiamo in mezzo, quindi abbiamo un po' di tempo. Giusto una cosa al volo. Io penso che l'open data funzioni particolarmente bene se inserito nel contesto dell'open government. Mi sono piaciuti particolarmente i tuoi passaggi sulla legge in approvazione sul dibattito pubblico, così come sulla destinazione delle case popolari. Francamente credo che sia centrale, nel senso è impossibile stimolare e alimentare un buon dibattito pubblico che sia di portata nazionale, come quello a cui fa riferimento la legge, piuttosto che addirittura comunale, di dimensioni molto piccole, parlando di edilizia popolare pubblica, se non si parte da un dato oggettivo, se non si parte da una conclamazione dello stato di fatto che non può non fare la pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione è l'unico soggetto pubblico a detenere il reale livello di completamento di qualche attività. Il reale stato. L'open data, soprattutto l'open data evoluto, come quello che fa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non solo espone dati, ma anche consente accessi in formati API, consente di rappresentare queste informazioni attraverso delle grafiche accattivanti, comprensibili a chiunque, certamente svolgono questo ruolo. Fatta questa premessa, volevo provare a chiederti una domanda che è arrivata su vari fronti via chat ed è anche stata stimolata sulla chiacchierata interna. Rispetto a quali tipologie di dati e su quali tematiche, su quali ambiti specifici il Ministero si concentra, quali sono le previsioni per l'anno prossimo, cioè su cosa pensate di incidere maggiormente sul tema dei dati aperti e come tenete in considerazione se orientarvi su qualcosa piuttosto che su qualcos'altro? Sì, grazie Gianfranco. Allora, noi abbiamo stabilito queste priorità per il 2018 e per il 2019. Andare avanti sul primo pezzo che ho fatto vedere, quindi sul catalogo dei dataset, e lì abbiamo tantissime parti della nostra amministrazione che ancora non abbiamo coinvolto noi per una questione anche di limiti organizzativi e di tempi. Quindi è comunque quel percorso di aumentare il numero di dataset disponibili andrà avanti. Adesso stiamo per implementare la bozza di dataset che riguarda il trasporto pubblico locale, che è un tema importantissimo che riguarda la vita di tutti noi, quindi informazioni sulle imprese che esercitano il trasporto pubblico locale, sui contratti, sulla durata dei contratti, sui mezzi disponibili. Quindi andrà avanti quell'attività e io mi auguro e penso non finirà mai, perché nel momento in cui l'elefante comincia ad andare in discesa, poi è inarrestabile. Quindi noi siamo grossi, complessi, siamo un elefante da un punto di vista organizzativo, perché il MIT, non l'ho detto prima, ha circa 7.000 dipendenti civili e circa 11.000 delle capitanerie di porto, quindi siamo una famiglia di 18.000 persone. Non è semplice. Per questo io vi ringrazio e ringrazio anche i colleghi per la partecipazione estesa al corso online che tu accennavi prima. Quella è un'attività di base che deve comunque andare avanti. Noi ci stiamo concentrando sul dato in tempo reale, come dicevo prima, perché vogliamo che due grandi obiettivi vogliamo raggiungere. Il primo, di mettere a sedere i diversi attori del trasporto, come dicevo prima, non tanto sul singolo modo di trasporto, quindi far parlare NTV e Trenitalia sui treni, o Trenord o gli altri soggetti che sono imprese ferroviarie, ma farli parlare con gli altri modi di trasporto, proprio perché, come dicevo prima, a me cittadino viaggiatore non interessa chi mi offre il servizio, mi interessa che il mio percorso dal punto A al punto B sia il più veloce possibile, ovvero il più economico possibile, e che io possa essere avvisato e messo in condizione di scegliere alternative quando c'è un problema. Questo è il primo obiettivo. Diciamo che le aziende,
stanno comprendendo questo e si sono rese conto che non basta più dare informazioni di customer care sul proprio pezzo, perché le persone vogliono tutto il viaggio, non il singolo pezzo. Quindi è con grande attività anche di sprone culturale che li stiamo convincendo che l'aprire i dati, vedi, Open Transport, io ho fatto un paragone recentemente, è una cipolla. L'anello esterno della cipolla sono i dati di infomobilità a disposizione di tutti. Chiunque li potrà vedere, chiunque potrà vedere se un treno, un autobus o un altro mezzo di trasporto si trova in ritardo, si trova in una tale posizione o in un'altra. Poi c'è un anello un po' più interno che attiene a informazioni che non possono essere divulgate a tutti, perché magari attengono anche a possibilità da parte delle singole imprese dei diversi modi di trasporto di effettuare delle operazioni comuni, di iniziare a lavorare insieme. Poi c'è un anello centrale che per noi è l'obiettivo da raggiungere, che sicuramente non si raggiungerà in breve tempo, e cioè quello di fare in modo che, come oggi ho un portale sugli alberghi, un portale sui viaggi che è in grado di costruirmi una esperienza di albergo sulla base delle mie necessità, anche loro possano scambiarsi viaggi e quindi passeggeri a seconda del tempo, del costo, della situazione contingente. Questo in prima battuta viene visto come una frustata sulla schiena, soprattutto dai direttori marketing, no, delle grandi società di trasporto. Ma piano piano si stanno rendendo conto, e qui prima facevo le citazioni dei grandi gruppi, che chi oggi a livello internazionale riesce a creare dei meccanismi di questo tipo, immediatamente si sparge in tutto il mondo. C'è una bellissima grafica, infografica che viene spesso fatta vedere, che fa vedere come le diverse invenzioni abbiano raggiunto 100 milioni di utenti. Quindi fa vedere che il telefono, la TV hanno impiegato 70 anni, 80 anni, 100 anni per raggiungere 100 milioni di utenti. All'ultimo posto, il neo arrivato è il giochino Candy Crush, che ha raggiunto 100 milioni di utenti in 6 mesi. Allora, oggi il paese, la nazione che riesce a far sviluppare attività e servizi su questi temi e riesce a costruire il giusto mix tra pubblico e privato, riesce ad andare nel mondo. Noi oggi utilizziamo servizi, non mi fate fare i nomi perché li conoscete tutti, che sono stati generati o a San Francisco o in Germania, riuscendo a sfruttare i dati aperti della pubblica amministrazione e l'ecosistema dei soggetti pubblici e privati che hanno costruito servizi. Questi servizi sono diventati, in America li chiamano unicorni, cioè sono aziende che riescono a fatturare 1 miliardo nel primo anno. Perché il valore è talmente importante che non vale solo in Italia, lo posso proporre in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, in Cina. Nel momento in cui do o un miglioramento delle condizioni per i passeggeri o un vantaggio di tipo economico, senza ovviamente andare a in contrasto con le normative e con le regole che devono essere uguali per tutti. Mario, grazie mille, grazie della tua esposizione, grazie di questa chiacchierata. Io inizio a lanciare le slide di Adriana, riprendendole di qui. Immagino che ci sarà un cambio, ok, c'è cioè un cambio di poltrona. Particolarmente utile probabilmente ai temi del riuso è quello che diceva Mario un attimo fa, anche perché i dati del trasporto sono dati quotidiani, riescono probabilmente parlando di applicazioni sviluppate nella Silicon Valley, o parlando di grandi player che restituiscono informazioni basate sui dati della pubblica amministrazione, i dati del trasporto sono quei classici dati che servono alle cosiddette app spazzolino, come le chiamano nella Silicon Valley, cioè quelle applicazioni che usi almeno 2 volte al giorno, e sono quelle che poi realmente ti danno un valore enorme. E su questo probabilmente i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono tra i più preziosi, anche perché ogni giorno tutti quantomeno ci muoviamo per uscire di casa e arrivare al lavoro. Detto, io volevo prendere questi minuti per dare modo
Adriana di raggiungerci alla sua postazione, ti chiederei di iniziare a parlare così sentiamo se la tua voce ci arriva. Sì? Sì, ti chiederei di avvicinarti giusto un altro po' allo schermo in maniera tale che il microfono la catturi un po' meglio. Perfetto. Grazie mille. Vabbè, allora, buongiorno, sono Adriana Brasello e da diversi anni, anzi molti anni, lavoro al Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione Civile, dove con il mio gruppo mi occupo di estrazioni dati a vario titolo, estrazioni dati che sono finalizzate alla produzione di statistiche e soprattutto alla fornitura di dati e notizie alle autorità giudiziarie con finalità soprattutto indagini di polizia. Dunque, la nostra esperienza con gli Open Data nasce verso la fine del 2016, quando il dottor Nobile è venuto a parlarci con me, l'allora direttore del CED Alessandro Caltutti, e ci ha proposto questa sfida, ci ha lasciato, diciamo, un pochino interdetti sul momento, perché il CED Motorizzazione detiene delle grandi banche dati. Diciamo, detiene delle banche dati che fino ad allora non erano mai state esposte pubblicamente, quantomeno in questa forma, ma avevamo ricevuto molte sollecitazioni in materia, soprattutto per quanto riguardava il parco circolante. Per quanto riguardava le patenti di guida, avevamo già esposto qualcosa, cioè esistevano delle pubblicazioni di dati sulle patenti attive, non certamente in forma di singolo dato, esistevano delle aggregazioni ufficiali, ma non esisteva praticamente un circolante della motorizzazione. Superato il primo momento di sgomento, ci siamo fatti coraggio e oggi siamo arrivati alla terza release addirittura. La prima fu del febbraio, secondo me, febbraio 2017. Oggi c'è stata una seconda release molto sollecitata dopo circa 3 mesi. Dopo siamo stati un pochino più, diciamo, più pigri. L'ultima release è della fine di ottobre del 2017 e oggi trovate questi dati, appunto questo link che vedete sulla slide. E mentre per le patenti di guida non abbiamo pubblicato, sì, per le patenti di guida non abbiamo pubblicato altri aggiornamenti. C'è da dire che da un lato c'è molto più interesse sul parco circolante, questo è un dato innegabile, e d'altro canto, diciamo, è anche vero che tutto sommato diciamo, l'universo delle patenti attive non necessita, secondo noi, di refresh più frequenti. Immaginatevi che questi due dataset siano delle istantanee, come delle foto che noi abbiamo scattato in questo momento, quindi in questo momento al 31 ottobre 2017 e al 26 maggio 2017, e che quindi voi vediate una specie di censimento di queste due popolazioni, la popolazione dei veicoli e la popolazione delle patenti di guida. Perché ci siamo fatti convincere alla fine a uscire con questi dati? Sia perché i tempi alla fine erano maturi, in fondo la cultura degli open data si sta diffondendo e ci faceva piacere collaborare a questo progetto, anche perché c'era la possibilità di venire fuori con questi dati con tutte le caratteristiche, tutti i crismi che oggi hanno gli open data. Quindi io ho preso in prestito questa slide proprio dal corso che stiamo seguendo in questi giorni. Sono dati completi, noi siamo una fonte primaria, sono dati che possiamo rendere accessibili, li possiamo dare in un formato leggibile non proprietario, li abbiamo passati in formato CSV, quindi assolutamente non proprietario. Sulla tempestività ho qualcosa da dire, ne parleremo anche diffusamente più avanti. Come abbiamo detto, diciamo, non siamo stati molto bravi nel refresh, siamo stati poco regolari e oggi effettivamente abbiamo dei dati forse che richiederebbero un aggiornamento. Il problema che poi andremo ad affrontare e che riguarda fondamentalmente il circolante è un problema qualitativo e adesso poi vi spiegherò anche che cosa intendo dire. Gli archivi del sistema informativo motorizzazione sono tanti e il sistema è molto complesso. Io qui ho voluto semplificare veramente al massimo, ho fatto una semplificazione degli archivi principali, dei più grandi, diciamo, di quelli più interessanti. Abbiamo un archivio nazionale veicoli, che è diciamo, l'archivio dove vanno a confluire tutte le posizioni relative ai veicoli circolanti o cestati. Un archivio nazionale conducenti, che è quello delle abilitazioni alla conduzione dei mezzi, e
e abbiamo un archivio di posizioni anagrafiche che naturalmente fa riferimento ai veicoli, in quanto abbiamo soggetti intestatari dei veicoli, soggetti che possono essere soggetti individuali come anche societari. E allo stesso modo possono essere intestatari di una abilitazione a condividere i dati. L'Archivio Nazionale Veicoli contiene le tipologie di veicoli che noi conosciamo dal codice della strada e quindi i classici autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, macchine agricole e rimorchi. Questo con una esemplificazione assolutamente rigorosa. Ma veniamo a quello che è il parco circolante. Cosa intendiamo per parco circolante? Che è quello che noi abbiamo esposto effettivamente sulla nostra piattaforma dell'Open Data. Che cos'è per noi un veicolo circolante? Dobbiamo pensare a quello che è il ciclo di vita di un veicolo. Un veicolo nasce all'interno del nostro archivio e quindi compare all'interno del nostro archivio informatizzato al momento dell'immatricolazione. La maggior parte delle volte il veicolo è nuovo, quindi non ha mai circolato. A meno che non provenga dall'estero, qualche volta provenendo dall'estero può anche essere un veicolo che ha circolato all'estero, ma comunque viene inserito nel nostro sistema attraverso una procedura di immatricolazione. In quel momento il veicolo nasce ed è circolante, quindi è vivo. Se io vado a fare un'elaborazione, lo prendo, lo inserisco nei nostri open data. Durante il suo ciclo di vita, il veicolo può subire diverse vicende, e queste vicende alimentano il nostro archivio nazionale veicolo attraverso dei flussi. Quotidianamente passano attraverso l'archivio nazionale veicoli quantitativi enormi di dati, attraverso questi flussi che possono essere passaggi di proprietà, revisioni o variazioni tecniche che vanno a in qualche modo a influire sulle caratteristiche tecniche del veicolo. Arriva il momento in cui la vita del veicolo finisce per noi. Il veicolo esce dalla circolazione, non esce dall'archivio, nell'archivio rimane, ma esce dallo stato di circolazione. Questo può accadere attraverso una cessazione per rottamazione, e quindi il veicolo finisce la sua vita fisica, oppure il veicolo può essere portato all'estero, e quindi comunque per noi non circola più in Italia. A questo punto, se io vado a fare un'elaborazione, negli open data, questo veicolo non lo troveremo più. Però, diciamo, questa è la situazione ideale. Non è sempre stato così, perché l'Archivio Nazionale Veicoli è nato, diciamo, l'informatizzazione è nata in metà degli anni 70. Non tutti i veicoli, ovviamente, ci sono entrati subito. All'inizio gli inserimenti venivano fatti a mano. Ci sono stati mezzi che hanno continuato a circolare senza essere stati inseriti all'interno del sistema. Per tanti anni ci siamo arrabattati a intercettare veicoli che qui ho chiamato veicoli fantasma, diciamo, per cercare di inserirli in qualche modo all'interno del sistema. Ci siamo riusciti, alla fine ci siamo riusciti perché intercettandoli attraverso passaggi di proprietà, revisioni, cambi di residenza quando le persone dovevano denunciare per avere il tagliandino, alla fine in qualche modo questi veicoli li abbiamo trovati, naturalmente inserendoli a prezzo di diciamo, caratteristiche tecniche molto approssimative, e quindi pagandola anche in termini di qualità. Però oggi possiamo dire che tutto ciò che circola nell'archivio c'è. Purtroppo c'è un po' troppo all'interno dell'archivio. Questo perché le cessazioni non sono sempre state appannaggio del Ministero dei Trasporti. Le cessazioni per tanti anni non sono state acquisite in tempo reale, è un'acquisizione piuttosto recente. Io l'ho vissuto, diciamo, tutto questo periodo in cui arrivavano queste cessazioni a ondate attraverso flussi PRA. Diciamo che sì, dicono che mi sentite poco? Ah, accidenti. Diciamo che in qualche modo ce l'abbiamo fatta ad acquisire queste cessazioni di veicoli, che oggi, per fortuna, dal 2011 vengono acquisite in tempo reale. Ma siamo certi che abbiamo ancora parecchi scheletri nell'armadio, cioè ancora abbiamo un fondo di magazzino, abbiamo dei veicoli che sicuramente non circolano, ma che sono rimasti all'interno della banca dati. E poi vedremo se sarà mai possibile, diciamo, liberarcene. Abbiamo dei veicoli, per esempio, come le macchine agricole, per i quali non sono mai arrivate cessazioni fino al 2011 e per i quali l'idea di un circolante è al momento assolutamente improponibile.
Poi, diciamocelo, il fatto che molte cose sono state inserite manualmente, soprattutto prima che, diciamo, le procedure di immatricolazione fossero ben blindate dal punto di vista informatico, ha portato anche a una serie di errori, qualche incongruenza, moltissimi dati mancanti. Oggi, per esempio, il velivolo viene inserito con moltissime caratteristiche tecniche, addirittura oggi si porta dietro tutta la scheda del certificato di conformità, ma se andiamo a cercare il veicolo della vecchia zia degli anni 80, chiaramente non troveremo tantissime informazioni tecniche. Quindi, certo, la qualità non è omogenea e il dato mancante è sempre più frequente quanto più ci allontaniamo nel tempo. Quindi lo sappiamo, sappiamo che il dato sul circolante non è un dato della qualità che noi possiamo desiderare. Cioè, sapevamo nel momento in cui andavamo a esporre questi dati un pochino che avremmo prestato il fianco a qualche critica sicuramente. Ciò non di meno, ci siamo lanciati. Abbiamo deciso, appunto, proprio per questo discorso, vi dicevo, calcolando che non per tutte le tipologie di veicolo la qualità è la stessa, che era più saggio esporre le due tipologie di maggiore interesse, sia a livello divulgativo, commerciale, e anche quelle per le quali c'è maggior mercato e quindi c'è una maggiore concentrazione di mezzi recenti e sono le quali la qualità del dato è sicuramente migliore. E questi sono gli autoveicoli e i motoveicoli in tutte le loro accezioni. Qui ho fatto alcune esemplificazioni, quindi l'autovettura, l'autobus, autocarro, autocaravan e i motoveicoli a 2, 3, 4 ruote. Abbiamo quindi escluso ciclomotori, rimorchi e macchinari. E queste sono le informazioni che si è deciso di rilasciare dopo una lunga trattativa anche con gli amici del Formex. Diciamo, abbiamo deciso di destinare una parte delle informazioni naturalmente alle caratteristiche del mezzo, quindi tipo veicolo e destinazione sono delle informazioni che sono prese proprio sono le stesse codifiche del codice della strada, quindi per qualsiasi dubbio potete fare riferimento proprio alle definizioni del codice della strada. Le informazioni sull'intestatario, lì camminiamo veramente sulle uova perché siamo stati molto attenti a non entrare nel campo della privacy, quindi a non rendere assolutamente riconoscibile l'intestatario del veicolo. E diverse informazioni di tipo tecnico, come cilindrata, alimentazione, potenza in kilowatt, che è una ricaduta interessante perché è l'elemento sul quale si calcola il bollo, e qualcosa anche a livello diciamo, ecologico, perché viene molto richiesto, tra l'altro, soprattutto dalle amministrazioni locali. Un richiamo particolare agli ultimi due elementi. Ha fatto molto discutere, poi ne parleremo, sì, ha fatto molto discutere questo campo binario in regola con la revisione. Naturalmente noi scriviamo no, anche se la scadenza della revisione è trascorsa anche solo da un giorno. Non possiamo sapere se questa revisione è, diciamo, scaduta da un anno oppure da. Scusatemi, ho perso le slide, però un secondo. Non possiamo sapere se la revisione è trascorsa, diciamo, da un giorno oppure da un anno. Mi ricordate? Grazie. Oh, un'altra cosa, se il veicolo è o meno in regola con l'assicurazione, è un'informazione non primaria, ecco, forse è l'unica veramente non di provenienza del Ministero. È un dato che ci arriva dall'ANIA, però l'abbiamo voluta mettere sia perché è molto interessante, diciamo che però non ce ne assumiamo la piena responsabilità. Diciamo, è un dato importantissimo e tra l'altro è diciamo, vi faccio una chiosa, si collegano con noi moltissimi enti, diciamo, enti locali e anche autorità giudiziarie fanno dei controlli anche su strada per verificare in tempo reale, per esempio, se i veicoli sono in regola con la situazione. Quindi è un'informazione molto importante che noi acquisiamo. Allora, vediamo. Questo è l'aspetto che assume, diciamo, la schermata, una schermata diciamo, di questi veicoli circolanti che sono stati acquisiti, divisi in 20 tabelle, una per regione, perché come avete visto sono 50 milioni di record, effettivamente gestirli tutti insieme sarebbe stata un'impresa.
Dunque, è possibile, i dati sono in formato CSV ed è possibile fare un download di tutta il dataset regionale, oppure è possibile visionarli in questo formato. Naturalmente è inverosimile l'idea di fare uno scroll, però sono disponibili dei filtri qui, non sono facilissimi, devo dire. Io ho avuto delle persone che mi hanno chiesto come utilizzarli. Perché è indispensabile, per esempio, utilizzare diciamo, dare il nome del contenuto del campo con molta precisione. E quindi, per esempio, nel caso della destinazione, bisogna utilizzare esattamente la denominazione precisa del codice della strada. Insomma, qualcuno si è, devo dire, che ha trovato difficoltà. Qualche volta vengo chiamata, per esempio, dagli enti locali, che mi chiedono, io dico, prendeteveli da soli, no? E mi chiedono qualche istruzione. Comunque, diciamo, è abbastanza utile per fare dei conteggi molto rapidi, diciamo, può essere utile, insomma, è abbastanza friendly dal punto di vista visivo. Oh, passiamo alle patenti che mi hanno dato decisamente meno grattacapi da sempre. Perché mi hanno dato meno grattacapi? Vi spiego subito. Le patenti sono gestite in ambito ministero, in ambito motorizzazione, dal 1995. Questo significa che a partire, diciamo, da 10 anni dopo, quindi dal 2005, tutte le patenti o erano state rilasciate dalla motorizzazione oppure erano state rinnovate. All'epoca dell'ufficio iniziale operativo, oggi c'è un altro tipo di procedura, lo fanno direttamente i medici, inseriscono direttamente i medici di nuovo. E questo significa che tutte le patenti hanno una data di scadenza, quindi noi siamo in grado di intercettare tutte. Quindi in questo caso, sì, qualche errore c'è, ma la percentuale di dati errati veramente è irrisoria rispetto al quantitativo di dati che abbiamo. Faccio un esempio. Io ho ancora qualche vecchia patente che non ha l'indicazione del sesso, per esempio, ma su 39 milioni sono 30.000, veramente una cosa minima. Cioè la qualità del dato, in questo caso mi sento di dirlo, è decisamente migliore. Il ciclo di vita della patente, anche in questo caso, lo vediamo, nasce in archivio una patente attraverso un esame di abilitazione. Oppure attraverso una conversione. La conversione può essere da patente militare o più facilmente, soprattutto adesso, da patente estera. Ci sono degli stati che sono abilitati, diciamo, per i quali c'è una convenzione, diciamo, con l'Italia e si può direttamente convertire la patente. A quel punto, anche qui, la patente entra in archivio con una sua data di scadenza, con i suoi bravi 20 punti. E può subire nel corso della sua esistenza una serie di eventi. Anche qui riclassificazioni, può andare incontro a detrazioni se ci sono infrazioni gravi, si possono avere varie situazioni, duplicati, smarrimento, eccetera. La patente ha un strano tipo di vita perché arriva a scadenza, diciamo che la si lascia arrivare a scadenza. La patente scade in quel momento. Se io faccio l'elaborazione per l'open data, questa patente la trovo, per me non è viva. Nel momento in cui invece io vado dal medico, il medico mi inserisce la pratica di rinnovo, la patente in quel momento è di nuovo viva perché ha di nuovo una data di scadenza futura. E così via. Si va avanti, diciamo, attraverso scadenze successivi rinnovi fino a che la persona decide di non rinnovarla più per sopravvenuti, diciamo, limiti di età, nel senso che non esiste effettivamente un'età oltre la quale non si può rinnovare. Ma quando la persona non la rinnova più, e normalmente sono 3 anni oltre l'ultima scadenza, anche se ci sono degli escamotage che permettono di rinnovare lo stesso, la patente giunge a morte naturale, diciamo. In questo caso, ecco, c'è un problema legato a questo dataset. Non siamo, come motorizzazione, non siamo connessi a nessun tipo di archivio anagrafico. Questo vale anche per i proprietari di veicoli. Non siamo connessi ad archivi anagrafici. Quindi, se una persona muore, in quel momento ha la patente attiva, la patente continua a rimanere attiva e noi la conteremo. Quindi, per noi rimane un conducente, anche se è deceduto. Per questo noi parliamo di patenti attive, anche se si chiama Archivio Nazionale Conducenti, ma dovremmo chiamarlo Archivio Nazionale Patenti, perché comunque la patente rimane comunque viva. Così, sì, vediamo velocemente le informazioni che abbiamo deciso di rilasciare per quanto riguarda il database delle patenti, indicazioni di massima sempre sull'intestatario.
E la categoria pagante in questo caso, diciamo, parliamo più di abilitazione che di categoria, abbiamo preso la più elevata, perché ovviamente una persona con una patente superiore normalmente ha anche una patente di tipo B, però abbiamo voluto lasciare anche l'indicazione se questa persona ha un'abilitazione tipo A, perché non so se sapete che fino al 1988 chi prendeva la patente B aveva di default anche la patente A. Non è più così, quindi la patente A va comunque conseguita e quindi abbiamo messo questo indicatore. Abbiamo messo degli indicatori sullo stato estero di nascita, sullo stato di primo rilascio, in caso che si tratti di una patente convertita o comunque di uno straniero, perché oggi, capisco mi si cancellano dei pezzi di slide, perché diciamo, oggi comunque il fenomeno di conducenti stranieri è estremamente rilevante. In ultimo, molto interessante, abbiamo inserito l'elemento dei punti, proprio perché diciamo, è un fenomeno di grande attualità sul quale tra l'altro i giornalisti sono abbastanza agguerriti, e quindi è possibile fare sicuramente senz'altro delle ricerche molto approfondite sul comportamento dei conducenti. Da questo punto di vista, abbiamo messo il punteggio. Vediamo, e anche qui abbiamo l'aspetto che assume diciamo, il dataset delle patenti di una regione in particolare, analogamente, diciamo, specularmente a quanto abbiamo visto per il circolante, abbiamo il database delle patenti, anche qui possiamo filtrare, quindi ottenere dei contatori abbastanza facilmente, oppure fare il download di tutto il dataset regionale. Qui purtroppo non si può vedere tutto l'insieme delle variabili perché sarebbe necessario fare uno scroll orizzontale. Ah, sono andata abbastanza rapidamente, vedo. Allora, cosa possiamo fare per migliorare questa esperienza? Perché in realtà, diciamo, ci siamo fermati un po' al primo impatto, cioè abbiamo mantenuto per il momento le caratteristiche della prima fornitura, tutto sommato, no? Ci siamo fermati a questa prima. Allora, molto si può fare riguardo alla qualità dei dati sui veicoli, in modo particolare, come vi ho già accennato. Per quanto riguarda l'eliminazione di questi veicoli, che sicuramente, stazionano sul fondo dell'archivio, ma non circolano più, so che c'è in programma adesso con l'istituzione del documento unico, che so che è in via adesso in rampa di lancio. Mi dicono che è in programma anche una specie di controllo incrociato con i dati PRA che potrebbe portarci ad una bonifica degli archivi e forse all'eliminazione di un po' di questi scheletri. Io sinceramente me lo auguro perché è una cosa veramente che mi causa un po' diciamo per me è un peso diciamo avere questi veicoli così appesi e non sapere diciamo mai se questi sono veramente esistenti oppure no. Allora, per i dati mancanti si può fare poco, per il pregresso assolutamente non si può fare nulla, però possiamo fare molto per quanto riguarda il futuro. E ne parliamo al punto 2, diciamo, l'acquisizione dei cessi. Speriamo in un futuro di poterci agganciare a qualche banca dati di altre amministrazioni. Io avevo sperato molto nella nuova anagrafe, so che al momento però la cosa è ancora ferma. Per poter un giorno, diciamo, intercettare anche i decessi e poter bonificare l'archivio delle patenti da questo punto di vista. Adesso, diciamo, questo è una cosa che, diciamo, non interessa molto la parte degli open data perché si tratta di un dato più anagrafico, ma abbiamo anche qualche problema con le anagrafiche societarie. Io spero anche in una bonifica, per esempio, delle partite IVA, perché anche lì siamo abbastanza, diciamo, non siamo molto allineati. Siamo un po' carenti. Per quanto riguarda sempre i veicoli, che sono appunto il nostro tallone d'Achille, io spero, diciamo, in futuro di poter rilasciare una maggiore quantità di informazioni tecniche, naturalmente sempre da un certo punto in poi, per quanto riguarda mezzi più nuovi, perché sta adesso entrando sempre più nel vivo il nuovo processo immatricolativo, coinvolge sempre più mezzi. Il nuovo processo immatricolativo, che cui accennavo prima, comporta l'acquisizione di molti più dati tecnici del mezzo, perché si acquisisce buona parte del certificato di conformità. Quindi abbiamo molte più informazioni e da lì questa è veramente una miniera di dati. Quello
così come forse qualcosa in più possiamo avere anche con le nuove procedure di revisione dei mezzi. Abbiamo un nuovo protocollo di revisione che potrebbe portarci ad acquisire più informazioni. Per quanto riguarda la tempestività, allora, se per tempestività intendiamo che il dato ci arriva in archivio in tempo reale, questo sì, questo già mi sento di dire che il nostro archivio è molto, molto buono, perché oggi una volta magari c'era un tempo morto fra la richiesta di immatricolazione, per esempio, e il rilascio della carta circolazione. Quando io andai a lavorare alla motorizzazione potevano passare anche mesi fra il momento in cui il veicolo cominciava a circolare e il rilascio della carta circolazione. Oggi è tutto in tempo reale. Quindi questo tipo di, da questo punto di vista, la tempestività dei nostri archivi è eccezionale. Quello che invece mi preoccupa è che lo scambio di dati tra di noi non è così, non ha preso ancora una regolarità. Possiamo fare molto, ecco, non so se arriveremo mai al dato in tempo reale, diceva il dottor Nobile, però io penso che possiamo migliorare, darci forse delle tempistiche un pochino più stringenti per rinfrescare i dataset. Dunque, in realtà alla pagina, diciamo al link che avete visto all'inizio, non ci sono solo questi due dataset, che però sono il cuore, perché naturalmente quantitativamente e anche concettualmente sono la cosa più importante. Ci sono altri due dataset, mi hanno chiesto di comunque di sponsorizzarli. Abbiamo fornito anche l'elenco degli uffici della motorizzazione. E l'elenco delle officine che richiederebbe anche questa una rinfrescatina perché comunque questo è abbastanza dinamico, mentre gli uffici per fortuna sono abbastanza statici e sono entrambi già referenziati, se non ricordo male, avete provveduto alla geolocalizzazione di tutti questi, soprattutto quello delle officine che sono tantissime, sono più di 8.000 e quindi questo diciamo, più che altro sono dei dataset di servizio estremamente utili per l'utenza. E dunque, a questo punto, questi dati naturalmente, soprattutto il dato sul circolante, perché lo aspettavano come lupi affamati, il dato sul circolante è stato subito assaltato dai giornalisti che si sono buttati subito sulla tematica, soprattutto delle revisioni. E naturalmente sono usciti poi subito dei dati sconfortanti. La prima cosa è stata questa, che infatti è datata maggio, se non mi ricordo male, sì. Del Sole 24 Ore, che ha tirato fuori delle cose terrificanti. Però io l'ho visto, effettivamente l'articolo è molto onesto, perché poi all'interno loro fanno dei distinguo, dicono che sì, la motorizzazione comunque ha detto che ci sono anche veicoli non cessati che probabilmente in realtà non circolano più, eccetera. Quindi sono stati abbastanza onesti nel dire questo. Il caso facile.it, che è quello degli autobus che è scoppiato all'inizio del mese, quello per esempio è un esempio di un riuso di dati che però ha creato un fortissimo allarmismo, no? Allora, è venuto fuori praticamente che gli autobus uso terzi, se non ricordo male, che sono diciamo, quelli per esempio che vengono utilizzati per le gite scolastiche, e c'era quasi un 20%. Non è in regola con la revisione. E allora, sicuramente qui c'è anche un effetto dei bus non più circolanti e non c'è dubbio. C'è anche un fatto che i bus, per esempio, devono fare la revisione annuale negli uffici provinciali e in questo caso, se loro prenotano la revisione prima della scadenza, per esempio, non trovano posto e può capitare che ci sia la coda dell'intervento provinciale, possono comunque ancora circolare nell'attesa dell'effettuazione della revisione con la prenotazione. Per carità, certo, sarebbe la cosa migliore sarebbe che effettuasse la revisione ai tempi, però comunque diciamo poteva anche non essere questo l'indice di una situazione necessariamente fuori legge. Poi certo, se vogliamo un discorso di sicurezza, non c'è dubbio, la cosa migliore sarebbe che fossero tutti revisionati nei tempi. Comunque voglio dire, il data journalism è una cosa stupenda, però diciamo forse ecco, un'attenzione poi al reale significato del dato, un'attenzione maggiore. Poi ecco il fatto che si lavora in questo caso con un dato un pochino sporco, un pochino, io, diciamo, questa cosa mi ha un pochino preoccupato, devo dire la verità, però sicuramente insomma il fatto di esserci così aperti verso l'esterno è stata una cosa che comunque ci ha
ha senz'altro dato, ci ha fatto piacere, insomma, è stato un po' un salto nel vuoto, ma che comunque ci ha, alla fine ci ha remunerato in qualche modo. Io credo di essere addirittura in qualche modo andata in anticipo rispetto ai tempi, quindi non so se vogliamo, vi ringrazio molto dell'attenzione Grazie, grazie mille a e te, Adriano. passo la parola a te. Io volevo dirvi alcune cose. Allora, la prima è che c'è stato un grande incontro in chat tra Giovanni Carboni e Giovanni Carbone, una specie di doppelganger l'uno dell'altro, ed è stato un momento veramente molto alto della chiacchierata che ci siamo fatti oggi in chat insieme. L'altra cosa che volevo dirvi è che credo che il MIT debba investire sull'infrastruttura audio perché c'è stato qualche problema di ascolto durante dei PC dei partecipanti e forse era probabilmente un po' colpa nostra che non abbiamo rinforzato la postazione da cui sta avvenendo il webinar di oggi e un po' no, però alla fine mi sembra che più o meno siamo riusciti, anche grazie alla pazienza dei nostri relatori che si sono avvicinati il più possibile al microfono per riuscire a farsi ascoltare il meglio possibile. Adriana, se hai ancora un istante, o Mario, insomma, chi c'è di lì, noi ci interessava. È arrivata una domanda che è veramente molto interessante sul tema dei dati aperti, soprattutto rispetto alla tipologia di dati che trattate voi, cioè come coniugare il tema della privacy e il tema dei dati e soprattutto quello che credo in letteratura e normativa si chiama il cosiddetto segreto statistico, cioè c'era Emilio Bizzarri che in chat la diceva bene, cioè se io pubblico ad esempio un incidente, un dataset con gli incidenti in una particolare strada sulla Ostunica Rovigno, che è una strada molto piccola, molto poco frequentata, e magari so che è avvenuto più o meno in quel mese e vado a ricostruire sulla Gazzetta di Brindisi gli incidenti che sono avvenuti, diventa molto facile superare il problema del nome e cognome del tipologia di pericolo coinvolto. Su questo mi varrebbe la pena, come dire, raccontarla o partire da questo spunto per capire com'è che si può gestire al meglio il problema con dati così vicini alle identità delle persone di cui sento un ritorno. Guarda, Sì. mi senti? Io ti posso rispondere per questi dati che abbiamo pubblicato, no? Nello specifico, per esempio abbiamo, so, le patenti, no? Non, io non sento molto però, non sento nulla. Sì? Va bene. Allora, per esempio, io mi ricordo che questa domanda la feci proprio forse a Sergio quando stavamo per pubblicare, no? E dicevo, ma se noi arriviamo a, per esempio a pubblicare i punti, no? Che sono una cosa anche un po' delicata perché riguardano il comportamento di una persona, comunque se fai vedere quella c'ha pochi punti, sembra tirata dalla strada. E dico, noi arriviamo a pubblicare, non so, l'età di quella persona, il comune di residenza, che ha una patente superiore, per esempio. Ma con il comune, se è un comune piccolo, per esempio, non ci arriveranno a capire chi è. Io ho detto, secondo me il comune già ci stiamo un pochino allargando. Certo, senza il comune l'informazione perde tanto. Io gliel'avevo lasciata un po' aperta come questione, però diciamo, me l'hanno passata questa cosa. Diciamo, tutto sommato, in linea di massima sembrerebbe ancora compatibile con la privacy, diciamo, l'abbiamo ritenuta ancora compatibile. No, peraltro su questo volevo approfittare per dire che ovviamente è una domanda che molte pubbliche amministrazioni si pongono, peraltro anche cioè come Formas seguiamo anche insieme all'Agenzia per l'Italia Digitale il portale dati.gov.it e nell'ultima chiacchierata che più o meno abbiamo fatto online su una struttura molto simile a quella del webinar di oggi con le regioni è un problema che più o meno si stanno ponendo tutti i grandi espositori di dati. Fra l'altro una delle idee, immagino voi sappiate che a giorni diventerà pienamente operativo il cosiddetto regolamento europeo sui dati personali, è una cosa molto seria, molto strutturata, che, come dire, cambia molto l'approccio al tema dei dati personali gestiti sia da pubblici che privati. In particolare, è fra l'altro un tema che ritorna molto anche sul webinar di oggi, parte dal cosiddetto principio dell'accountability, cioè deve essere la pubblica amministrazione a essere responsabile per i dati che pubblica. Quindi su questo potrebbe essere interessante, lo dico
anche per condividere queste posizioni, iniziare magari a ragionare direttamente con il garante della privacy su questo, cioè provare a capire, ad avere delle indicazioni un po' più puntuali. Il garante su questo, sul regolamento europeo, sta facendo una straordinaria lavoro di triangolazione tra quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea e l'attuazione da parte sia di soggetti pubblici che di soggetti privati. E in questo potrebbe essere, come dire, i grandi produttori di dati pubblici aperti per salvaguardare il valore dei dati. Abbiamo visto più riprese oggi quanto sia importante, e anche l'esigenza di trasparenza che per forza di cose gli open data chiamano in questione. Sarebbe interessante riuscire a capire qual è il limite, qual è il miglior atteggiamento possibile, o ma quantomeno dei modelli standard a cui poi le singole pubbliche amministrazioni si possono adeguare. Io su questo direi che ci siamo più o meno arrivati a conclusione. Non so se c'è tempo per un'altra domanda. A quel punto po pensavo potesse essere interessante, se c'è ancora Mario, se avete qualche altro minuto, provare a capire come funziona. Eccomi, no, io volevo aggiungere a quanto già correttamente detto da Adriana che il tema esiste, come dicevi tu, non riguarda soltanto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ma tutte le amministrazioni. La normativa europea e nazionale che regola il SISTAM, che ricordo è all'interno della Direzione Generale Sistemi Informativi, l'ufficio statistico del MIT, è del 2008 quella europea e del 98 l'ultima italiana, perché poi come sapete i regolamenti sono immediatamente attuativi. Quindi parliamo di un'era fa. Il tema vero da affrontare, ma questo riguarda anche gli open data in generale. Ed è un tema che vi do in anticipazione, ma Forum Pia mi ha invitato a un convegno presso il Forum Pia a fine maggio dove si parla proprio di Open Data. Quindi la domanda ha centrato uno dei due argomenti che io esplorerò all'interno di quel convegno nel Forum Pia. Uno, c'è una normativa sulla privacy. Il GDPR entra soprattutto nelle metodologie, ma poi non entra nel singolo aspetto statistico o di privacy, va soprattutto sull'organizzazione. Allora c'è un tema di mondo che cambia. Una normativa del 2008, del 98 e del tempo dei dinosauri rispetto a quello che sta succedendo oggi. E quindi dobbiamo tutti quanti fare uno sforzo per aggiornare quelle che sono le regole e soprattutto capire come andare a pubblicare un dato statistico secondo la normativa nazionale o europea e come vedere quello stesso dato rimbalzare da app che sono prodotte a San Francisco. D'accordo? Questo è un primo argomento di discussione, perché noi facciamo come pubblica amministrazione bilanciamento di interessi. Qual è l'interesse del cittadino legittimo a non vedere pubblicato il dato del suo incidente stradale rispetto all'interesse collettivo di evitare che quell'incidente stradale produca ulteriori feriti o addirittura morti? Oggi abbiamo app anche sviluppate all'estero che raggruppano i cosiddetti punti neri o le zone a maggiore incidentalità senza alcun controllo di quel dato. A volte il dato viene fornito volontariamente dalle persone, altre volte viene estrapolato. Poi abbiamo una normativa nazionale e comunitaria che, ripeto, appartiene a qualche era geologica fa rispetto a quello che si è fatto con i dati dal 2008 ad oggi. La famosa conferenza di Tim Berners-Lee è del 2009, quando lui diceva, il papà di Internet, quando lui diceva Raw Data Now. Tirate fuori i dati grezzi. Era un anno dopo il regolamento europeo che disciplina i sistemi statistici nazionali. Secondo argomento di quel forum, alla quale ovviamente invito tutti, sarà o il 22 o il 23 di maggio alla Nuvola dell'EUR a Roma, presso il Forum PA, è qual è l'uso degli open data per tutte le pubbliche amministrazioni? Anche in termini di possibili entrate, i soggetti che manipolano grandi quantità di dati
A volte li pagano a seconda dei servizi. Allora, conoscete tutti la tematica di applicazioni fiscali ai grossi colossi di internet, no? C'è ogni giorno sui giornali l'Unione Europea o qualche Stato membro che parla di tassare alcune di queste grandi società anche per il valore che generano sul territorio nazionale o europeo. Allora, c'è anche questo tema, cioè la valorizzazione economica. Noi in Italia abbiamo un buon lavoro che ha fatto Agid con le linee guida sulla valorizzazione dei dati della PA, ma è un seme da innestare in un terreno che va concimato e va controllato, perché gli stessi problemi che abbiamo noi sulle richieste, tra virgolette, di tipo economico da parte di alcuni soggetti, ce li hanno tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi le due sfide, se volete, sugli open data che io lancerò a maggio e che sono assolutamente attuali sono: uno, sistema delle regole che non prevedeva tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni; due, quali sono le regole concrete per fare degli open data non più un esercizio da stregoni o da guru che vanno a pubblicare questi dati e vedono che cosa succede, ma trovare il modo per far valorizzare queste informazioni a tutta la collettività e quindi ai soggetti pubblici che le stanno proponendo. Grazie mille Mario. Io rilancio il tuo invito a Forum PA di quest'anno, così magari con alcuni di voi riusciamo anche a incontrarci di persona e prendere un caffè insieme. Visto che è più volte venuto fuori via chat, Gianluca ha finito che oggi ci dà una mano in regia di questo webinar. Mi dice che su questa pagina che vedete proiettata nella slide principale, all'incattivo, sì, o attivo che è in basso, trovate già le slide utilizzate oggi da Mario e da Adriana, quindi quello che avete visto proiettato lo potete vedere immediatamente. Da questo pomeriggio quel bannerone, quell'immagine che vedete lì in alto con Accountability, il Meet, i dati aperti, il titolo del webinar sarà sostituito da un video embeddato da YouTube con la registrazione integrale del webinar di oggi. Io prima di concludere volevo davvero ringraziare per la grandissima partecipazione a tutti voi, un ringraziamento particolare alle persone che stanno seguendo il corso del Meet Accountability Open Data. Con voi ci rivediamo sul forum del gruppo prestissimo. Mille grazie Mario, mille grazie Adriana, grazie Sergio Costinelli che ho visto lì dietro a girarsi senza mai mostrarsi, però credo che in parte anche merito suo su tutto questo cosa ha funzionato così bene. Grazie a tutti voi e ci vediamo presto. Ciao a tutti, grazie.